Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruka Kudash. Poi voglio mandare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala, che si stanno affaticando facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto, e a coloro che con sincerità cercano questa verità. Shalom. Inizio leggendo dal primo libro di Pietro, capitolo 4, versetto 18, che dice: e se i giusti saranno appena salvati, dove appariranno l'empio e il peccatore? Spero che riuscite a capire bene cosa dice questo versetto. Che dice: se i giusti saranno, questa parola possiamo scambiarlo per malapena. Se saranno malapena salvati, dove appariranno l'empio e il peccatore? Anzi, vediamo. Se i giusti saranno, la parola appena là, vediamo cosa dice. La parola in greco è molis, che vuol dire scarso, scarsamente, difficilmente. Infatti prendiamo questa parola, difficilmente, scarsamente. Torniamo dietro e leggiamo: se i giusti saranno difficilmente, scarsamente salvati, dove appariranno l'empio, che l'empio vuol dire i malvagi, e il peccatore? Questa è una domanda che dovete farvi spesso, perché tanti pensano che possono ottenere sempre quello che vogliono e come vogliono, anche di fronte al Padre. Tanti pensano che ci sarà una via d'uscita quel giorno là. E tanti pensano che il Padre avrà una sorta di misericordia così, nonostante tutti i loro peccati, nonostante sapendo pur la verità e non osservando i comandamenti. Pensano che all'improvviso così ci sarà un miracolo e saranno salvati. Cari fratelli, Akiam e le poche Akwat, leggete bene. Se i giusti saranno difficilmente salvati, i giusti saranno scarsamente, difficilmente salvati, e poi pensate ai malvagi e peccatori. Dovete svegliarvi e smettere di fare questi giochi qui. Il Padre non sta al gioco d'uomo. Il Padre è terribile. Il Padre non è come l'uomo che sì, puoi dire una parola, due, tre cose, fare un po' di simpatia e passi così facilmente. No, il Padre non rispetta gli uomini. Ok? Il Padre è terribile. Prendiamo velocemente un versetto e leggiamo dal libro di Proverbi, era capitolo 15 e versetto 3. Proverbi 15, 3 dice:
Gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, contemplando il male e il bene. Anzi, non era questo che volevo prendere, ma torneremo a prenderlo. Prima leggiamo il libro di Salmi. Salmi 47, che è tra i miei preferiti. No, è in versetto 2. Libro di Salmi 47, versetto 2 dice: poiché il Signore Yahweh, l'Altissimo, è terribile, è un grande re sulla terra, su tutta la terra. L'Altissimo è terribile. Andiamo a vedere cosa dice la parola terribile. La parola in greco è Yaorai. Ok? No, è in ebraico questo, perdonatemi. Paura, terribile. Cosa terribile? Pauroso, riverenza, atti terribili. Ok? Cari fratelli, il padre è terribile, non è l'uomo che potete in qualche maniera trovare spazio così o fare il simpaticone e vi lascerà. Ci ha dato dei statuti, dei comandamenti, delle istruzioni da seguire. Coloro che non ci stanno a queste istruzioni verranno distrutti, punto e basta. Anche i giusti stessi saranno difficilmente salvati. Perciò levate via dalla vostra testa le calunnie delle chiese e gli inganni di questi falsi profeti che vi danno una sorta di speranza. Non ti preoccupare, ama tutti, ti ama, è tutto amore, non ti farà male. Oh, svegliatevi davvero, perché le scritture dicono diversamente. Poi torniamo dove eravamo prima. Qui dice: gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, contemplando il male e il bene. Perciò, qualunque cosa che facciamo dietro le quinte, il Padre li vede. Possiamo essere bravi, santi davanti ai uomini, ma, perdonatemi, possiamo essere santi, bravi davanti ai uomini, e se non lo siamo, davanti al Padre, il Padre vede tutto. Ok? Perché tanti sono così tanto ipocriti, soprattutto le religioni mondane, si fanno vedere al di là di fuori che sono bravi, che sono questo, sono l'altro, ma dentro sono proprio delle calunnie. Anzi, sì, non voglio andare fuori prendendo altri precetti, sennò avrei tirato fuori un precetto in più. Dunque, qualunque cosa che facciamo dietro le quinte, il Padre lo vede. Il Padre vede il nostro cuore, conosce i nostri pensieri. Perciò, svegliatevi ancora. Anzi, vado ora a leggere il libro di Neemia, capitolo 1, versetto 5 dice: e disse: ti supplico, o Eterno Yahweh del cielo, il potere grande e terribile, che osserva l'alleanza e la misericordia per quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti.
Questo è dal Vecchio Testamento, il libro di Neemia. Vedete cosa dice? Anche qui dice di nuovo che il padre è terribile, ok? Ma osserva l'alleanza e la misericordia per chi? Per quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. Come fai ad amare il padre quando non osservi i suoi comandamenti? È ipocrisia. Il libro di Giovanni, il famoso Giovanni 14:15, se mi ami e osservi i miei comandamenti, è chiaro. Ok? Se noi amiamo il Padre, cercheremo di osservare i suoi comandamenti al meglio della nostra capacità. Vorremmo fare le cose che lo renderà contento di noi. Non fare cose che rende contento noi stessi e ignorandolo, ma avendo una sorta di pensiero così che mi salverà, sarà misericordioso di me. Questa è la religione. Il Padre ci dice di pregare affinché il suo regno possa venire, ma la gente sta bene qui, vuole diventare chissà cosa, vuole essere più ricco, più grande. Il padre dice: chiunque ama il mondo e le cose che sono dentro il mondo non ha l'amore del padre. La gente ama questo mondo. Tutti vogliono guidare la macchina più bella, vogliono vivere nella casa più bella. Tutti cercano una sorta di conforto in questo regno decaduto, dimenticando il regno promesso. Ok? Il padre dice: non lavorare per diventare ricco, ma la ricchezza di questo mondo ha preso il nostro cuore. Anzi, se non credete, è nel libro di Proverbi, penso capitolo, perdonatemi, trova nel libro di Proverbi 23, 23, 4. Ok. Proverbi 23, 4. Sforzati no di non essere ricco. Ok? Smettila con la tua saggezza. Ma invece tutti vogliono essere più ricchi possibile. Ok? Qui è chiaro, sforzati di non essere ricco. Smettila con la tua saggezza. Ma la maggior parte della gente fa tutto il contrario. Vanno dietro a delle carriere, chissà cosa. Ok? E sì, potrei tirare dei percetti, ma voglio mantenere breve questo video. Dunque, il timore del padre è la propria radice di sapienza e saggezza. A chi cerca questa verità deve prima avere il timore del padre. Se hai timore del Padre, ti spingerà a osservare i suoi comandamenti, ad amarlo, a dargli riverenza e avere l'occhio singolo al suo regno. Ricordatevi, non potete seguire due maestri, non potete seguire il Padre e Mammone. Mammone vuol dire ricchezze. Perciò smettetela di giocare, di fare questi giochi da uomini. Il padre non è un uomo che potete ingannare. I suoi occhi sono dappertutto. Vede fino dentro il nostro cuore.
nostri pensieri prima di pensare lo sa. Perciò non prendete in giro nessuno ma voi stessi. Cercatelo ora mentre lo si può trovare ancora. Detto questo, spero che qualcuno è stato edificato. E dico tutto questo nel sacro nome del Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. Alla prossima. Shalom.